Giardino della moda. Vestiti agili per il pomeriggio e l'ora dell'aperitivo ideati da Fabiani. Un tailleur grigio, un abito nero più impegnativo, manicotto e giacca foderata di leopardo. Il piccolo casco, un modello di Canessa, accentato da sottili virgole. Mantelli a campana, uno di lana blu. L'altro grigio. Si tranquillizzano gli orsi polari dello zoo che non vedono insidiate le loro pellicce. Basta una pernice bianca a guarnire il cappello. Con che disinvoltura queste signore sfidano l'inverno. Colori sobri, linea aderente senza troppo fasciare, inventiva senza svolazzi. Guanti e colletto bianco, come una esclamazione impulsiva e ridente. Più confidenziale e sportiva questa combinazione. Pantaloni di velluto, maglia di lana con cintura di colore contrastato. Per le sciatrici in riposo, il mantello tre quarti che le mimetizza dalle spalle al ginocchio con la neve. Il primo ventennio del secolo ha liberato la donna dall'armatura del busto. Questo secondo cinquantennio la libera dai tessuti pesanti che la imbacuccavano. Stoffe leggere e preziose proprio per il caldo che imprigionano.